Allora, ieri sera è andata alla grande con 60.500, avete preso l'ultima parola, che poi è lo scopo del gioco. Riproviamoci partendo da letto, CO, O finale e il terzo elemento. Allora, letto come il letto, è il letto quello dove dormire, io direi. È il letto del fiume. Letto del fiume. Corso. Potrebbe essere anche comodo, banalmente. Comodo, però sto a letto, sto comodo. Sto comodo a letto. E se no, corso corredo, è molto bella perché corredo poi... delle lenzuola del letto. Okay. Come ha detto, scusa, corredo. Poi corredo che ci facciamo? Corredo poi è quello... Scusa, no, corredo è quello del che ti danno al matrimonio. Vabbè, ho capito. Vabbè, considerato, cioè il letto. No, è già no, prima. No. Deve essere o il letto fisico oppure il letto del fiume. Anche perché il letto come participio di leggere è già stato utilizzato, quindi no. O se non altra accezione. Se fosse corso... Se no tipo un divano copriletto, però coperto non mi ci piace. Conto non è. No, letto che concorso ci potrebbe stare anche tipo il corso che segui un corso. No, letto sotto. Quindi allora, secondo me. Quali sono le parti del letto? Mi veniva completato, però è sempre l'altra accezione. No, sinonimo di letto? Quindi, secondo me la migliore che abbiamo è corso. Sì, quello sì, attualmente sì. Però pensiamo ancora perché. Letto. Ma se fosse un sinonimo di letto, no. Letto, come leggere, letto concentrato? No. No. Perché l'ho letto concentrato. Vabbè. È una perifrasi, non poteva essere qualsiasi ragione. Cosa. Certo. Certo, no, niente. Modo di dire? Compriamo. Claudia? Compriamo il terzo elemento. Comprare il terzo elemento, dimezziamo, restano 938 euro e questo è il terzo elemento. Sostegno. Corso di sostegno. Però potrebbe. Ah, bella. Una cosa di corredo, una cosa sì. Didatticamente parlando. Potrebbe essere sì, no? Pure il sostegno a parte che mi fa, mi viene su. Quindi oppure c'è tipo l'insegnante di sostegno oppure il sostegno. Se è il sostegno intendendolo come una cosa che ti sostiene è il collo. Però il collo del letto. È il collo del letto. No. C'è la testata del letto. Ecco. Sostegno? Sostegno. Quindi corso, no? No, corso di sostegno. Cioè, sarebbe come detto l'altra, corredo secondo me c'è meglio. Un corso e tipo col di letto comunque ha il suo senso. Corredo. Ecco il gong. Non so se sia quello. Claudia? Proviamo corredo. Togliete pure le cuffie. Corredo. Letto con... Corredo, le lenzuola, quelle sì. Che si facevano una volta. Sì. E di corredo e di sostegno, magari per esempio nello studio, del materiale di corredo ti sostiene nello studio, ti spiega alcune cose in più. Non siamo certe però. Sì, sostegno e corredo, quello che c'è. La parola di stasera che lega letto e sostegno è... Contorno, non era tanto distante, le persone che stanno intorno, che sono di sostegno, ok? E nel contorno un letto di patate sotto il piletto di pesce, ok? Domani ci si riprova!